Ciao amici, benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi video a tema feste, perché siamo nel periodo forse più bello dell'anno, Natale, Capodanno, insomma il periodo un pochino più scintillante dove tutti cerchiamo un po' di curarci al meglio in vista delle feste. Oggi voglio realizzare con voi un look che secondo me è perfetto ad esempio per la serata di Capodanno e questo look sarà realizzato con dei prodotti che mi ha inviato gentilmente Yes Style. Il video non è sponsorizzato da loro, semplicemente mi hanno inviato 4 prodottini e mi hanno sfidato a creare un look perfetto per le feste, quindi un holiday makeup look. Come vedete ho già realizzato la mia base, come la faccio tutti quanti i giorni, ma non ho completato né gli occhi né le labbra, perché appunto andremo a diciamo trasformare un look da tutti i giorni, perché questo ovviamente aggiungendo magari il mascara può essere un look da tutti i giorni, lo trasformeremo con solamente 3-4 prodotti in un look da sera e sarà un look secondo me semplicissimo che potete realizzare davvero tutti quanti, sia chi magari è più esperto, professionista nel make up, sia chi lo fa più per sentirsi bello o comunque per hobby, per gioco, non lo so, come volete voi. In ogni caso sarà un look veramente facilissimo. Prima di iniziare però con il nostro make up, io vi lascio un codice che trovate qui anche giù in info box per avere uno sconto se fate un ordine su Yes Style, quindi mi raccomando approfittatene e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al mio canale che è completamente gratuito, di lasciare un pollice in su e soprattutto di venire a seguirmi anche su Instagram e TikTok, dove sono certamente più attiva che qui su YouTube. Iniziamo da un prodotto che per qualsiasi make up, diciamo a tema coreano, comunque con prodotti coreani, ma lasciatemi dire per qualsiasi make up non deve mai mancare, e infatti Yes Style me l'ha inviato. Vi parlo di una SPF, di una protezione solare. Voi direte vabbè, vado via alla sera, però io sto facendo un video in cui comunque ho su un look da giorno, magari sono già stata anche in ufficio eccetera, e lo voglio trasformare da un look da sera, e quindi mi raccomando non dimenticate mai di applicare al di sotto del vostro make up una protezione solare. E oggi vi parlo in particolare della Yalusika Silky Fit Sun Stick del brand Skin 1004, che tra l'altro è un brand che mi incuriosisce tantissimo, made in Corea, che ho scoperto al Cosmoprof dell'anno scorso, piccola parentesi, non vedo l'ora di andare al Cosmoprof, e è un brand di cui vorrei veramente provare tantissimi prodotti, ma lui è un prodotto secondo me comodissimo che metterete in borsetta e non lo toglierete più. Io mi immagino magari che uscite struccate ed è un prodotto che potete tranquillamente riapplicare durante la giornata perché è facilissimo e soprattutto non vi sporca le mani, proprio perché la sua formula è in stick. È proprio uno stick che voi andate a tirare fuori con questa rotella che potete applicarvi, vi lascio comunque l'applicazione che ho fatto io, direttamente sul viso, quindi non vi sporcate le mani, non dovete spalmare, è davvero comodissimo da portare sempre con sé e appunto vi dà questa protezione dai raggi solari addirittura 50+. È fatto con centella, che è un ingrediente che va a lenire, calmare, rilassare la pelle, quindi sicuramente un prodotto da avere sempre con sé. Il packaging è comunque piccolino e lo potete portare sempre con voi, quindi mi raccomando, per qualsiasi make up che voi facciate partite con una protezione solare. Se penso a make up per le feste, la prima cosa che mi viene in mente è glitter, luminosità. Voglio proprio essere luminosa, voglio riflettere la luce, soprattutto secondo me in questo periodo di Natale, Capodanno, è quel periodo in cui anche chi magari di solito fa dei make up super di base, super nude, cerca di uscire un po' dalla comfort zone, secondo me, di usare anche qualcosa come ad esempio dei glitter o comunque degli illuminanti, che nella vita di tutti i giorni magari non sono prodotti che integriamo al nostro make up, ma quando c'è quell'evento particolare, quella festività, tutti quanti vogliamo tirare fuori. E quindi ho qui 2 prodottini che mi ha inviato gentilmente Yes Style del brand Glint by, non ve lo so pronunciare, è VDEVOV praticamente, che sono questi a 2, e partirei con l'illuminante. Sicuramente l'illuminante non è stato il prodotto dell'anno secondo me, però quando c'è una festa alla fine ammettetelo tutti quanti, tirate via il vostro illuminante più luminoso o comunque più bello. E oggi vi parlo dell'highlighter
Catch the Moment with Starlight Sparkling Spectra. Questo è il loro, diciamo, motto. E abbiamo la tonalità 01 Dewy Moon. Sono contenta che mi abbiano inviato questa tonalità perché secondo me è perfetta per me. Comunque sia, giù in info box trovate tutti quanti i link per andare a vedere anche tutte le altre tonalità. Ci sono anche tonalità un pochino più particolari se volete un make-up un pochino più ricercato. Packaging molto semplice, ma devo dire stupendo, con il nome del brand, la trasparenza, e poi questo qui è il nostro prodottino che ora andiamo ovviamente ad applicare sulle nostre guance, sui nostri zigomi. Allora, vado a prendere il mio pennellino preferito per gli illuminanti, vado a prelevarne un pochino, vado a sbattere l'eccesso e poi senza paura lo applico, wow, sul mio zigomo. Allora, questo qui è sicuramente un illuminante non da tutti i giorni, ma stiamo facendo un holiday makeup, quindi voi immaginate di arrivare a sera con la vostra base, nel mio caso completamente opaca, ed applicarci sopra questa meraviglia e voilà, siete già sulla luna praticamente. È veramente pigmentatissimo, quindi fate attenzione se non volete esagerare. Lo applico un po' anche nelle parti strategiche, quindi arco di cupido sul naso, qui al centro perché dà un po' un effetto di naso leggermente più piccolino, e lo applico al di sotto dell'arcata sopraccigliare per dare un po' di luminosità. Il prossimo prodotto che secondo me non deve mancare in un make-up a tema holiday o comunque a tema, non so, festa di Capodanno, festa di Natale, è sicuramente un glitter gel. E abbiamo il glitter gel di Glint, quindi stesso identico brand del nostro illuminante, nella tonalità 03 Frozen Opal. Andate comunque a scoprire le altre tonalità perché se non sbaglio ne hanno disponibili ben 5, perché appunto magari volete dei riflessi differenti, volete giocare un po' con i colori, con le luci. Ovviamente ogni tonalità ha i suoi riflessi, i suoi colori. Il packaging è questo qui, devo dire molto bello. Abbiamo sotto il pack trasparente, sopra il tappo in rosa pastello con il nome del brand, e all'interno, ora ve lo mostro anche più da vicino, aspettate che tolgo la plastichina che avevo lasciato perché in realtà è piena di prodotto, abbiamo questo gel, come vedete, super super riflettente con tutti questi sparkle che magari guardandoli dritti non danno quell'effetto super luminoso, ma quando muovete le palpebre fanno proprio un effetto luce assurda, quindi super bello. In pratica abbiamo tipo un barattolino di luce pura. Potete applicarlo sia con un pennello che con il vostro dito. Io ora voglio provare. L'unica cosa che non sono certa sia necessaria, vado un attimo a bagnare un pochino la mia palpebra, perché prima l'avevo un po' settata. So che questa cosa forse non è la cosa più geniale da fare, però vado un attimo a bagnare la mia palpebra perché secondo me fanno un pochino più grip, e vado a prelevare un pochino del mio gel. Guardate già sul dito come riflette, e lo vado, se riesco a non fare del casino, ad applicare. Parto dal centro della mia palpebra, vedete già come brilla, e lo applico semplicemente picchiettando su tutta quanta la mia palpebra. Una cosa che ho visto fare molto spesso dalle ragazze coreane o comunque dai coreani in generale con questo tipo di prodotto è portarlo molto in alto, addirittura, e noi lo faremo, sul sopracciglio, appena sotto al sopracciglio, e vedete come fa benissimo grip. Io ora lo sto applicando un po' alla volta con il dito ed è veramente qualcosa di meraviglioso. E se volete esagerare potete ad esempio applicarli anche qui un pochino sul zigomo per un effetto ancora più wow, e quindi noi oggi ne applicheremo un pochino, non tantissimi perché poi non vogliamo nemmeno diventare una palla da discoteca, però guardate che bello, e sfumiamo un po' col nostro illuminante. Allora, ho abbassato un po' la luminosità perché vorrei cercare di farvi vedere al meglio come brillano le mie palpebre. Come avete visto è un look facilissimo, non ho fatto praticamente nulla, ho semplicemente applicato con il mio dito, quindi neanche con strumenti professionali, pennelli eccetera, questo glitter, e guardate che riflessi che dà all'occhio. Ovviamente ora l'occhio è ancora molto spento perché non abbiamo il mascara, quindi ora faremo anche la magia del mascara, però è proprio un look semplicissimo, non è troppo stravagante, troppo colorato, quindi secondo me tutti quanti lo possono portare, e secondo me comunque fa la sua
la sua parte. E ora appunto vado ad aprire il mio sguardo con il mascara, così vedete anche come cambia il look una volta che abbiamo applicato il mascara. E poi andiamo a provare un prodottino per le labbra, perché nelle feste anche le labbra hanno la loro importanza. Quindi vado ad applicare il mascara e ci rivediamo qui tra pochissimo con gli occhi molto più aperti. Ah, ne approfitto anche per parlarvi di due prodottini. Faccio una piccola parentesi al di fuori di Yes Style, che sono la mia combo del momento per quanto riguarda il mascara. Ho deciso che oggi non applicherò le ciglia finte, anche se in realtà, se voi siete molto confident, molto abituate ad utilizzarle, perché no, nelle feste le ciglia finte ci stanno benissimo, ma ho una combo che tra poco vedrete dà veramente un effetto super wow. Applico prima di tutto un primer, anzi scusate, prima di tutto vado a piegare le mie ciglia con il piegaciglia importantissimo, dopodiché applico il Lash Paradise Primer di L'Oreal, che è pazzesco ed è un primer trasparente che va a dare un effetto di ciglia molto più lunghe, molto più voluminose. E poi il mio mascara preferito del momento, questo qui è di Pupa ed è il Vamp Sexy Lashes, e davvero è magnifico, perché secondo me è il giusto compromesso tra pettinare bene le ciglia e dare volume, quindi non fa quell'effetto grunge di ciglia tutte appiccicate, le pettina bene e comunque sia gli dà tantissimo volume. Quindi ora facciamo la magia e ci rivediamo qui con gli occhi super super aperti. E voilà, magia del mascara avvenuta. Sembra tipo che ho dormito 10 ore in più rispetto a quella che c'era qui seduta un secondo fa. L'ho applicata al momento solamente sopra per farvi vedere l'effetto di appunto questi due prodotti, che tra l'altro sono entrambi low cost, quindi una combo secondo me da segnare e acquistare. E questi qui sono i miei occhi al momento. Applico anche un pochino di mascara nella rima inferiore, non è una cosa che faccio sempre, però secondo me completa un pochino il look. Vedete? Dà proprio più completezza all'occhio. L'ho applicato solamente di qua e ora lo applico ovviamente anche dall'altro lato. E voilà, ne applico veramente poco, non sto a caricare troppo le mie ciglia. E questo qui appunto è il look occhi. Ora aspettiamo che si asciughi il mascara e vi parlo dell'ultimo prodotto. Se sentite rumore è la gatta che sta mangiando. Andiamo a completare il nostro look super luminoso e scintillante con appunto un prodotto labbra. Non possiamo assolutamente dimenticarci delle labbra e lasciarle così, perché sarebbe davvero un peccato. E quindi andiamo ad applicare insieme, del brand sempre coreano Nature Republic, questo Sheer Glow Lipstick. Ovviamente questo è il gatto che fa casino. Questo è il Lip Studio e il nome ci dice già tutto, perché appunto si chiama Sheer Glow Lipstick, quindi è un effetto sheer, luminoso, è uno di quei rossetti che applicate senza neanche troppa precisione, perché serve proprio per dare un po' di colore, un po' di luce, un po' di luminosità alle labbra. In particolare io ho la tonalità Neon Coral, che ha una punta di rosso ma tende un pochino all'arancione, un pochino al rosa. Non è diciamo il classico rosso natalizio, ma se preferite trovate anche delle tonalità più rosse. E voilà, ho applicato anche il lipstick. Allora, devo dire che questo colore dà una luce al viso incredibile, cioè tra i glitter, il mascara e il rossetto sembra che io abbia dormito 40 ore prima di fare questo make up, perché davvero mi hanno acceso tantissimo il viso. Sicuramente se siete abituati a qualcosa di più rosso nelle festività vi direi di andare su una tonalità un po' più rossa. Questa qui come vedete è molto rosatina, però devo dire che mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la formula è scorrevolissima, si applica che è un piacere, ha un profumo buonissimo, sembra tipo, non so, a me ricorda un po' la fragola, la ciliegia, comunque un profumo molto buono. Sicuramente se amate i profumi forti vi piacerà, se non vi piace un prodotto troppo profumato fate attenzione, però non è un prodotto di quelli ad esempio che pizzicano, che danno fastidio. E sulle labbra è super confortevole, sento quasi come se io abbia applicato sia un lip balm sia un rossetto. È proprio quel prodotto del 2023 che secondo me è da avere, e le mie labbra sono sanissime. Tra l'altro io ho le labbra che tendono ad essere sempre molto secche, specialmente in inverno, e come vedete non va assolutamente a risaltare le pieghette, quindi dà proprio un effetto di labbra sane, luminose, stupendo. E l'ultima cosa che vorrei fare è una cosa che faccio molto molto spesso: vado a prendere un attimo di nuovo il mio illuminante, ne applico un pochino qui dove
arrivo, dove abbiamo queste lineette del naso, perché a me piace dare un po' di luce all'arco di Cupido. Ora vado a completare la mia trasformazione, perché io ho girato tutto quanto il video nel mio pigiama, quello che uso in inverno, comunque a Natale, quindi in pigiama. Vado a completare con un maglioncino che si adatta secondo me perfettamente al make up, e ci rivediamo qua per le conclusioni finali. E voilà, trasformazione da look da giorno a look da sera completata. Ho messo anche questo maglioncino che ha tutte queste pagliettine che riflettono la luce, secondo me perfetto per questo tipo di make up, e questo qui è il make up finale. Posso dire, mi piace tantissimo. L'unica cosa che forse avrei cambiato è la tonalità del rossetto. Ovviamente YesStyle mi ha inviato questa tonalità, però guardando dal sito io forse avrei applicato una tonalità un pochino più rossa, come ad esempio Red Drizzle, che è questa qui, forse non la vedete bene, magari vi lascio la schermata qui, o anche Pink Daisy, però forse Pink Daisy è un pochino rosatino, o anche Dawn Rose, forse Dawn Rose è un pochino più nude. Forse avrei applicato Ripe Cherry, comunque una tonalità un pochino più tendente al rosso, però ovviamente scegliete voi la tonalità in base ai vostri gusti. E niente, io ora aspetto di sapere cosa ne pensate del mio look e cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo utilizzato insieme. Io ringrazio YesStyle per avermi omaggiato di questi prodotti meravigliosi, e ovviamente vi ricordo il codice sconto che trovate anche giù in info box se volete fare un ordine su YesStyle, dove trovate la creme della creme dei prodotti made in Corea. Assolutamente, tantissimi brand che amo, lo sapete, da tanto tempo vi parlo di YesStyle, è un sito dove trovate tantissimi prodotti made in Corea da provare, da avere. Vi ricordo ovviamente di lasciare un pollice in su per sostenere il mio canale, per sostenere questo video, o semplicemente se vi ho tenuto compagnia, e di iscrivervi al mio canale perché è gratuito, non dovete fare altro che cliccare il tasto qui sotto per essere appunto una persona in più all'interno della mia community. E niente, io direi che per oggi è tutto, vi mando un grosso bacio e vi aspetto numerose nel prossimo video. Ciao!